Colgo l'occasione di trovarmi qui con Anna Delia per un incontro assolutamente informale per cercare di capire da lei qualche sua impressione su quello che è lo stato dell'arte e in particolare del rapporto tra arte e fotografia in Italia. Da molti anni io cerco di interrogarmi su quello che è il ruolo della ricerca fotografica rispetto a quello che sta succedendo nel mondo dell'arte contemporanea, anzi forse sarebbe meglio dire dell'arte attuale, proprio perché alcune operazioni mi lasciano molto perplesso. Da qualche anno devo dire che molti giornalisti, critici, stanno prendendo posizioni, come dire, più coraggiose, secondo questo punto di vista, ovviamente opinabile, rispetto a come si pongono alcuni aspetti dell'arte attuale. Mi riferisco in particolare a certe manifestazioni di arte concettuale che personalmente mi lasciano perplesso. Il discorso qui sarebbe molto lungo, e quindi mi riservo poi eventualmente di intervenire in base anche alle indicazioni che mi darà così Anna Delia, le sue impressioni. Ecco, io comincerei proprio questa chiacchierata assolutamente informale proprio da questo punto di vista. Come vedi tu la situazione dell'arte contemporanea, anzi attuale, italiana e internazionale, rispetto a certe manifestazioni in cui pare prevalere appunto questo aspetto concettuale, in cui pare prevalere una sorta di stanca riproposta di formule, come dire, duchampiane, a dispetto di manifestazioni probabilmente più tradizionali. Nessuno credo che possa avere la verità in tasca e tutti ci stiamo interrogando su quello che sta succedendo. Beh, l'arte concettuale negli anni 70 ci ha abituato a riflettere sull'arte, a interrogarci su quali dovessero essere le forme, i contenuti, i linguaggi, i supporti, i luoghi, il pubblico, i linguaggi dell'arte. E oggi questo continua a farsi, ma tutto questo non lo vedo separato dalla fotografia. All'interno dei cui linguaggi, egualmente, se l'obiettivo è quello di usare la fotografia come dispositivo critico del pensiero e dello sguardo, va benissimo. Quindi non so esattamente a quali manifestazioni, forse di epigonismo di arte concettuale tu ti stia riferendo, ma ho sempre considerato la fotografia come l'arte valide quando mi hanno fatto guardare il mondo e pensare al mondo in maniera diversa. Mi hanno fatto scorgere del mondo o pensare del mondo cose che ad occhio nudo non avevo scorto. Quindi la fotografia è per me sempre stato uno strumento prezioso quando mi ha consentito, ad esempio, grazie alla sua lentezza, grazie alla possibilità di ritornare su un'immagine più volte e quindi di rivedere l'immagine, mi ha consentito di riguardare e ripensare a qualcosa della realtà che non avevo colto, ad esempio, oppure della fotografia, ma lo direi per qualsiasi anche forma artistica, mi ha sollecitato interesse quando, ad esempio, ha messo in moto qualcosa che era legato a un modo diverso di pensare. Ecco Anna, quando tu mi chiedi cos'è che mi lascia perplesso, io sto constatando, come tanti d'altra parte, che negli ultimi anni soprattutto questa ricerca spinta di operazioni appunto dal sapore concettuale a volte danno luogo a dei prodotti artistici
che possono significare tutto il contrario di tutto. Io probabilmente perché vengo da una tradizione, da una formazione di fotografia, se vogliamo definirla tradizionale, è chiaro che mi trovo spiazzato quando questa fotografia, così come tante altre cose dell'arte contemporanea, anzi dell'arte attuale, ribadisco, faccio fatica a comprenderle. Per cui a volte io ho l'impressione che l'opera d'arte attuale sia più un prodotto, come dire, concepito a tavolino, cui il gallerista o il critico cerca di dare sostanzialmente contenuto, ma che è difficile davvero da comprendere. Può darsi che questo sia un mio problema, un mio limite, però in questo, come dicevo prima, mi pare di essere confortato dalla presa di posizione di numerosi studiosi e critici che stanno cominciando a, come dire, a porsi questo problema dell'azione artistica che può significare tutto e il contrario di tutto. Così come ho avuto modo di raccontare o di scrivere, laddove mi è stata data la possibilità di farlo, tanto per fare degli esempi che travalicano il mondo della fotografia, ma che sono esempi famosi proprio perché, come dire, sono quelli che sono conosciuti internazionalmente, molte operazioni artistiche mi lasciano perplesso, per cui io posso capire alcune cose di Cattelan perché sostanzialmente costituiscono un messaggio, quindi l'arte diventa comunicazione. Capisco un po' meno, tanto per restare ad autori italiani affermati a livello internazionale, alcune performance di Vanessa Beecroft, così come di Hirst, di altri artisti, e questo poi si ripercuote nel piccolo dell'ambito fotografico su numerosi fotografi che mi pare che a volte cerchino la scorciatoia della fotografia, come dire, dal sapore concettuale, producendo poi opere che non sono più né documentarie, ma che insomma, almeno per me, ma penso per molti, almeno questa è la mia impressione, diventano, come dire, di difficile comprensione. Ecco. Beh, sì, non so a chi tu ti riferisca in particolare. Anche se quando adoperi la parola concettuale io penso solamente ad Ugo Mulas, e quindi amo quella parola concettuale, perché la fotografia di Ugo Mulas era una fotografia concettuale che ci ha aiutato ad entrare nei meccanismi e nei linguaggi e in quello che dentro la fotografia si produce, si consuma, si attiva. Quindi mi sembra difficile ora schierarmi da una parte o dall'altra, non sapendo poi esattamente di quali artisti stiamo parlando. Certo, viviamo in un momento anche di grande confusione, di grandi fenomeni di epigonismo, di anche false contaminazioni, spettacolo esasperato, per usare, come dici tu, delle scorciatoie. Certo, ma la fotografia come l'arte, è, in questo caso non voglio neppure usare le due dizioni, fotografia e arte, entrambe l'opera, che sia di fotografia o di altro linguaggio, l'opera è quella che mette in moto in me un pensiero critico, che mi fa vedere diversamente il mondo, mi fa sentire, mi fa interpretare la realtà in modo diverso. E quando parlo di realtà parlo sia della realtà visibile, sia di quella acustica, sia di quella sensoriale a largo raggio. Quindi la fotografia in particolare è quello strumento prezioso che ad esempio mi consente di pensare per immagini. Perché? Perché la fotografia mi consente di
prelevare un dettaglio, accostarlo a un altro, sovrapporli, vederli a distanza ravvicinata o distanziarli. E quindi è come se mi desse un montaggio della realtà, una narrazione del mondo che ad occhio nudo senza questo strumento sarebbe impossibile. Ecco, questo è ad esempio uno dei grandi doni dell'opera, in questo caso fotografica, ma potremmo anche dire parlare anche di altri linguaggi, ecco, certo. Ognuno è a suo modo può essere, può diventare un dispositivo di approccio diverso al mondo, con l'ironia ad esempio, col paradosso. No, ma io sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo. Cerco di come dire, esprimere in maniera ancora più semplice il mio pensiero, perché partiamo dal presupposto che anch'io non è che abbia le idee chiarissime. Cerco di interrogarmi da molti anni su questi aspetti, non per darmi delle risposte che non ci possono essere, ma per capire anche come dire, come leggere le opere degli altri e come agire io stesso in quanto autore. Ecco, quello che voglio dire io è che, riconducendo il discorso rispetto all'intervento mio di prima, dall'ambito in genere dell'arte a quello più strettamente fotografico, ma non perché sia una branca particolare dell'arte, come hai detto tu, è semplicemente un modo diverso di fare arte, ecco, c'è questo aspetto che risulta, per esempio, in modo molto chiaro da tutti i dibattiti, dagli incontri, dalle conferenze, dai testi, per cui purtroppo un aspetto che dovrebbe essere in un certo senso superato continua, un aspetto problematico continua a riproporsi, ed è questo che la fotografia viene vissuta sempre in modo, come dire, dicotomico tra una opzione, come dire, documentaria, per cui esiste per esempio, non so, la fotografia classica di reportage che si fa ai grandi autori classici, ma anche quelli più attuali, che hanno codificato un certo tipo di linguaggio. Pensiamo per esempio all'uso del bianco e nero nella fotografia documentaria, uso che si perpetua giustamente ancora oggi, dove il racconto, la narrazione di quello che è il mondo, la storia, diciamo, ha una decodifica semplice, perché la storia è lì nelle immagini. Dall'altro lato abbiamo delle immagini che vogliono raccontare il mondo e che alcune volte lo vogliono raccontare in modo ovviamente diverso. Io prima ho usato il termine concettuale, ma come dire, mi correggo, l'ho usato semplicemente per una semplificazione così espositiva. Non usiamo il termine concettuale, diciamo, parliamo di una fotografia che non è necessariamente documentaria, immediatamente riconoscibile come narrazione, per cui la narrazione diventa metaforica, mediata, e allora se questa mediazione, questa metafora funziona, e a volte funziona, io comprendo questa immagine. A volte io mi pare di trovarmi di fronte a immagini che se non avessero un titolo, se non avessero una spiegazione teorica portata come dire, da chi presenta il lavoro, dal critico, chi per lui o dall'autore stesso, faccio fatica a comprendere. Ecco, questo diciamo è un po' la problematica che mi pongo, tenendo conto che io poi, essendo un autore come dire, eclettico, mi scuso per l'autocitazione, io sono aperto e percorro, come dire, tutti i sentieri, da quello documentario, diciamo, di sapore realistico, oggettivo, a quello di ricerca più, come dire, meno leggibile. Ecco. Ma è un po' come accade nella pittura. Oggi, essendo la pittura un linguaggio che ha tanti secoli di vita e di storia, oggi forse esprimersi con la pittura è molto più difficile, perché il bagaglio storico dinanzi
al quale confrontarsi è enorme. Quindi i bravi pittori, i pittori che riescono a usare oggi questo mezzo sono pochissimi. Ecco, faccio questo esempio perché anche la fotografia ha ormai una storia fatta da tanti capitoli e quindi è difficile oggi usare questo mezzo. È difficile e non tutti hanno il talento per usarlo, anche quelli che tanti autori che poi mostrano le loro opere in eventi pubblici. Ora, così un po' anche quando si scrive un romanzo, non sempre l'uso delle figure retoriche, le metafore hai detto, o dei meccanismi narrativi non sempre sono riusciti, non sempre rendono l'opera leggibile e comprensibile. È un po' il talento e il mistero del linguaggio che non si lascia dominare in maniera semplice e in maniera diretta. Hai risposto perfettamente ed è quello su cui insomma ci stiamo interrogando. Ecco, io mi auguro che da questa, come dire, estrema varietà di risposte artistiche sostanzialmente poi con il tempo resti molto di più di quello che secondo il mio modesto parere ho l'impressione che possa restare. Ecco, non vorrei che di questa parte della fotografia, per tornare all'ambito che mi riguarda direttamente, che come dire, sta conoscendo, se vogliamo, anche un grande successo negli ultimi anni, poi come dire, col tempo resti ben poco a favore invece di ricerche, come dire, più consolidate e tradizionali. Magari no, questo io non lo so, però forse sarebbe anche il caso, come dire, di interrogarsi in modo più dialettico su quanto sta avvenendo per non accettare tutto ciò che viene come se fosse, come dire, orrocolato. Ecco, queste sono le mie perplessità, naturalmente alle quali soltanto il tempo potrà dare una risposta. La mia posizione personale è chiaramente una posizione perché viene dalla mia formazione, come dicevo prima, io cerco di dare una risposta fotografica, proprio perché uso questo mezzo, cercando di raccontare il mondo così com'è, come ce lo immaginiamo, come vorremmo che fosse, però in maniera sempre che sia assolutamente comprensibile al fruitore di questa immagine. Ecco, la cosa che a me non piace personalmente è questo fatto di trovarmi di fronte a un'immagine e di non afferrarne immediatamente il senso. La mia preoccupazione è un'altra. Se ad esempio oggi i media tendono ad appiattire la mia immaginazione, io ad esempio alla fotografia chiedo e quindi all'autore, alla ricerca dell'autore, chiedo uno sforzo in più e che questi meccanismi della mia immaginazione possano essere attivati. Oppure se la foto documentaristica adoperata ad esempio in un rotocalco ha oscurato la realtà perché ha dovuto la verità, perché ha dovuto seguire dei canoni, ha dovuto seguire anche un padrone e una tendenza, chiedo invece alla fotografia autoriale di svelarmi quell'altro aspetto della realtà che il documento non mi ha dato. Ecco, penso che l'autore che voglia usare la fotografia in maniera critica abbia dinanzi a sé tanti sbocchi, tanti obiettivi e tutto è anche legato a quello che intimamente quello di cui ha bisogno intimamente. Certo, certo. La fotografia, secondo me, come tutte le manifestazioni artistiche, quindi non so,
le arti figurative, ma la stessa scrittura, io sono molto legato alla scrittura, deve, secondo me, essere qualcosa di assolutamente necessario. Si dovrebbe scrivere o creare un'opera d'arte, o sia essa figurativa o quello che sia, soltanto quando davvero se ne sente la necessità. Ecco, purtroppo io ho l'impressione, con me, insomma, molti amici con cui parliamo di queste cose, che alcune esigenze legate a situazioni, anche se vogliamo dirla brutalmente, di mercato, stiano, come dire, un po' soppiantando questa necessità, per cui prevale la necessità del successo, di usare quelle modalità stilistiche che vanno più di moda, per cui lo stile diventa stilema, diventa moda, e non è più quella ricerca personale che porta un artista a interrogarsi davvero su come raccontare il mondo. Ecco, questo volevo dirti. Grazie.